Quando si parla di parità di genere, normalmente siamo abituati a pensare ai consigli di amministrazione, siamo abituati a pensare al numero di donne che si candidano e che vengono elette nelle amministrazioni comunali, in Parlamento. Siamo abituati a pensare al numero di donne che intraprendono carriere scientifiche, per esempio, oppure al numero di donne che entrano nei consigli di amministrazione o che sono amministratrici delegate di grandi aziende. Ma una delle cose delle quali si parla, secondo me, ancora troppo poco è il tema della parità di genere nel primo posto pubblico nel quale si può iniziare a costruire una cultura diversa, e questo posto è la scuola. Per cui nel corso di questa chiacchierata mi piacerebbe condividere con voi delle riflessioni sul modo in cui possiamo trasformare la scuola come un laboratorio di cambiamento per creare nel nostro paese il tipo di rivoluzione culturale di cui abbiamo bisogno per fare in modo da dismettere la misoginia endemica della quale siamo vittime e iniziare a creare fin dall'inizio più opportunità per le donne e per le minoranze nel nostro paese. Molto spesso quando parliamo di questi temi si parla subito di strategie, no? O di esercizi, di strumenti che si possono adottare. Però io voglio partire da un pochino prima, perché quando parliamo di temi come quello della parità di genere, in realtà stiamo parlando di temi che sono molto personali e che riguardano molto intimamente quello che è il nostro sguardo sul mondo. Noi tutti siamo cresciuti in una società misogina, omofoba, per cui abbiamo interiorizzato una grande parte di uno sguardo che non lascia libere le persone davanti a noi di diventare quello che sono, che non le lascia libere di esprimere appieno il proprio potenziale. E questo non perché siamo cattivi, ma perché semplicemente noi siamo cresciuti interiorizzando delle categorie che ci hanno condizionato e che condizionano ogni giorno il nostro sguardo, per esempio nei confronti degli allievi che abbiamo in classe. Se, per esempio, abbiamo un allievo che si presenta un giorno in classe con lo smalto, è possibile che possiamo provare fastidio. E l'errore che facciamo non è nel registrare il fatto che stiamo provando fastidio, ma nel attribuire al ragazzo che abbiamo davanti, per esempio, la causa di quel fastidio. La causa non è la persona che abbiamo davanti, la causa sono i pregiudizi che abbiamo interiorizzato crescendo. Per cui il primo passo da compiere, prima ancora di parlare di strategie, di esercizi, di cose che si possono fare, di attività, la prima cosa da fare se vogliamo impegnarci per creare una società più equa a partire dalle nostre classi è quella di rendersi consapevoli dello sguardo che ognuno di noi porta quando entra in una classe ed entra a contatto con le ragazze e con i ragazzi. Un altro aspetto è, per esempio, di interrogarci e di cercare di trovare dentro di noi se abbiamo delle aspettative diverse nei confronti delle ragazze rispetto ai ragazzi. Se, per esempio, tolleriamo una maggiore irruenza da parte dei maschi che sono in classe nostra rispetto a quella delle ragazze, perché magari leggiamo l'irruenza di una ragazza come una maggiore maleducazione, per esempio, mentre ci sembra più naturale quando è un maschio ad adottare un comportamento irruento. Tutte queste piccole cose, tutti questi piccoli segnali che possiamo cogliere del nostro sguardo sugli studenti sono dei segnali fondamentali, perché nel momento in cui noi iniziamo a renderci consapevoli del pregiudizio che portiamo con noi, abbiamo la possibilità di intervenire su quel pregiudizio e di instaurare con i ragazzi e con le ragazze un rapporto estremamente più trasparente, più onesto, che lascia noi stessi e loro liberi di esplorare la propria identità in un modo completamente nuovo ed estremamente più coinvolgente, più interessante, più autentico soprattutto. L'altro aspetto da considerare è qual è la nostra relazione con la nostra identità di genere. E mi rendo conto che quello che sto dicendo possa essere colto quasi come una provocazione, però in realtà non lo è, nel senso che quando noi entriamo in classe comunque non portiamo soltanto, diciamo, lo sguardo sugli altri,
ma portiamo anche uno sguardo su noi stessi. E questo ha un impatto gigantesco su quello che siamo disposti ad accettare degli altri. Se noi non siamo disposti ad accettare alcune parti di noi, perché magari siamo stati in passato, è possibile che ci abbiano... che magari siamo stati bullizzati noi stessi, oppure che ci abbiano fatto capire che determinate espressioni della nostra identità di genere o del nostro orientamento sessuale non erano ben accette o ci avrebbero escluso dalla società. Tutte queste sono cose che fanno parte dell'esperienza umana di ciascuno di noi, e se noi non facciamo i conti con questo livello della nostra identità, è molto facile che la nostra paura di affrontare noi stessi si rifletta poi negativamente anche sulle ragazze e i ragazzi che abbiamo in classe. Per cui uno degli aspetti, secondo me, più affascinanti, più intriganti e più rivoluzionari della parità di genere è il fatto che non si tratta di raccontare semplicemente il fatto che le donne possano fare quello che vogliono, o il fatto di parlare di emancipazione femminile, o magari la sacrosanta diciamo lezione in più che viene fatta sul diritto di voto alle donne. Questo è la punta dell'iceberg, ma in realtà il lavoro vero inizia nel momento in cui il confronto con i ragazzi non è un confronto nel quale noi pensiamo di dover stare lì ad insegnargli delle cose, perché parliamoci chiaro, e suppongo che molti di voi questa cosa la sappiano meglio di me, data l'esperienza che avete. Su queste tematiche, sulle tematiche dell'identità di genere, dell'orientamento sessuale, della diversità in generale, la maggior parte dei ragazzi che avete in classe sono molto più avanti di voi. E questa non è una cosa della quale vergognarsi, questa è una grandissima opportunità da cogliere al volo per instaurare un dialogo in cui iniziamo a pensare alla scuola come un luogo nel quale scambiare conoscenze, nel quale avere uno scambio anche intergenerazionale di conoscenze, e non soltanto un luogo nel quale noi, per mantenere il potere, dobbiamo martellare le nostre conoscenze dentro gli allievi e non prendere nulla da loro. Perché altrimenti questa rivoluzione non si può fare in questo modo. Bisogna accogliere la ricchezza dello sguardo sul mondo che le persone più giovani hanno nel nostro paese e utilizzare lo spazio della classe per costruire un ambiente sicuro nel quale potersi confrontare su questi temi, e perché no? Dove noi possiamo imparare qualcosa. Se noi ci mostriamo noi per primi disponibili a mettere in discussione le nostre certezze, se ci mostriamo disponibili ad aprirci a delle prospettive che non avevamo considerato, i ragazzi saranno in grado di fare la stessa cosa, e saranno in grado, tra l'altro, visto che molto spesso quando si parla dei social media, quando si parla dell'universo digitale nel quale si muovono i ragazzi, si contesta il fatto che non ci sia uno spirito critico, si contesta il fatto che ci sia un appiattimento culturale, se noi apriamo le porte alle conoscenze e al tipo di competenze che i ragazzi stanno e le ragazze stanno acquisendo anche online, anche sui social media, gli diamo la possibilità di riflettere con spirito critico sulle esperienze digitali che fanno, e ad insegnargli esattamente la cosa che la scuola dovrebbe fare, cioè quella di vivere questo percorso con gli occhi aperti ed essendo in grado di problematizzare le cose che imparano, le cose che leggono e che sentono in giro, e di potersi confrontare su quelle cose con i propri compagni e con i propri insegnanti. Quindi questo è un po', diciamo, secondo me, il punto dal quale dovremmo partire. Poi su questo ovviamente ci sono le battaglie per rendere i nostri curricula più inclusivi, ci sono le battaglie per ampliare i programmi scolastici e per iniziare a fare in modo che accolgano più letteratura creata da donne, che accolgano più pittura creata da donne, e iniziare a cambiare i libri di testo. Ci sono delle iniziative di legge in Parlamento per rimuovere gli stereotipi di genere dai libri, che sono sacrosante, però questa è tutto, diciamo, vive sopra un discorso che è molto personale, che riguarda ognuno di noi intimamente, un discorso che richiede di saperci mettere in discussione, di saperci aprire con fiducia
a questo tema, a questa esplorazione e ai ragazzi che abbiamo in classe, che quando quest'anno, nel corso della pandemia, abbiamo parlato tante volte della mancanza dell'insegnamento in presenza, dell'alienazione che questo creava, dobbiamo riflettere, io credo che questo sia assolutamente vero, ma dobbiamo riflettere su che cosa vuol dire valorizzare quei momenti in presenza. E se quei momenti in presenza diventano semplicemente un modo, una comunicazione unidirezionale in cui l'insegnante spiega, l'allievo deve soltanto ricevere ed eseguire, allora secondo me si riesce anche meno a difendere l'insegnamento in presenza. L'insegnamento in presenza è straordinario nella misura in cui genera uno scambio di esperienze che è bidirezionale, e una cultura della parità di genere per la sua natura si può costruire soltanto in presenza di una comunicazione bidirezionale e soltanto in presenza della capacità di prendere in considerazione un punto di vista diverso da quello che abbiamo preso in considerazione per tutta la vita, perché parità di genere significa esattamente questo: aprirsi al punto di vista di un altro che non è il nostro. Io credo che un approccio di questo tipo ci possa consentire di essere più liberi, di instaurare dei rapporti più significativi all'interno della scuola e in generale di essere più umani.